Dal Vangelo di Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra, l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori, appeso alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Ogni volta che mi accosto al politico stupendo della crocifissione di Nostro Signore, devo essere sincero, mi distraggo. Non mi concentro tanto sul Signore quanto sui personaggi che assistono a questa scena. E cerco di immedesimarmi in loro, di percepire le loro emozioni, guardare le tante raffigurazioni che affollano tutta la nostra storia dell'arte dal primo secolo cristiano fino ad oggi, di percepire proprio nei tratti che l'artista ha voluto conferire loro qualche cosa, qualche linea della loro psicologia, di quello che loro possono pensare, provare dinanzi a un mistero così grande. Forse mi ci immedesimo, perché tante volte la domanda principale che mi pongo dinanzi appunto a questo mistero enorme di un Dio che muore da un malfattore in croce è sempre quella di dire: ma io, se ci fossi stato io a vedere questa scena lì, cosa avrei fatto? Da che parte sarei stato? Prima di tutto mi immedesimo in quelli che erano stati i suoi, quelli che lo avevano amato, quelli che in lui avevano sperato, quelli che in lui avevano riposto la loro fiducia, quelli che in lui avevano creduto di vedere una specie di supereroe, uno che anche se doveva morire, ma non doveva morire da eroe, non da ladruncolo, da malfattore di bassa lega, proprio di infima taglia. Cosa avranno provato? Tutto è perduto. Viene in mente, c'è una melodia greco-bizantina bellissima, è stata composta da un grande cantore, un grande compositore, appunto all'indomani della distruzione dell'impero bizantino, pochi anni dopo quel 1453, quando la città di Costantinopoli cadde e tutto sembrava perduto perché era crollato l'ultimo baluardo cristiano d'Oriente. Tutto era perduto e questo autore, questo cantore molto famoso, Emanuele si chiamava, compose questa melodia tremenda, lancinante, di una meravigliosa tristezza, di una bellezza tagliente che ti lascia dall'anima perché ti eleva verso Dio, ma come un grido di dolore. E volle che le parole di dolore, di sofferenza di fronte a questo mistero del tutto è perduto fossero affidate alle parole del Salmo 78.
In greco inizia proprio con queste parole: O Theos iltosan etne. O Dio, sono venute le genti nella tua eredità. Hanno profanato il tuo tempio santo. Hanno ridotto Gerusalemme come un cumulo di rovine. Il lacerante senso dell'impotenza dell'uomo davanti ad un destino ineluttabile, davanti a quella consapevolezza che da qui non si può tornare indietro e niente sarà come prima, tutto è distrutto, tutto è finito. Forse questo hanno pensato i suoi discepoli che, come dice Luca, un pochino più avanti rispetto al brano che abbiamo appena letto, al versetto 49, dice: stavano da lontano a contemplare questa scena. L'inganno della morte, il mistero del male, il mistero dell'iniquità, che ti fa credere che niente sarà più come prima, che tutto sarà peggio. Immaginiamoci questo stato d'animo, appunto, di coloro che amavano il Signore e vedevano con i propri occhi questa conclusione miserrima della sua esperienza terrena. Morto come un malfattore, dicevamo, come un furfante di infima misura, immagino, leggendo le parole dei Vangeli, che i discepoli stessi possano avere levato questo grido di dolore: «O Dio, le genti hanno profanato il tuo santo tempio, hanno devastato Gerusalemme». Tutto è perduto. Terrore abissale, disperazione, tutto è perduto. Quando l'anno scorso, non so se vi ricordate, forse qualcuno di voi c'era, alla vigilia della Domenica delle Palme, siamo andati a vedere quella bellissima mostra di Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della Scala. C'era una tavoletta davanti alla quale tutti passavano senza soffermarsi troppo, ma che secondo me era forse una delle cifre più alte dell'umanesimo plastico di Ambrogio Lorenzetti. L'uomo nella sua dignità di amato da Dio al centro del mondo. Era una scenetta, una tavoletta piccolina così, che rappresentava la crocifissione. Sotto c'aveva il tema della Natività, ma nel piano di sopra era divisa in due, c'aveva la scena della crocifissione con dei santi ai lati, santi devozionali certamente. Era un pezzo di un altarino portatile, di un altarolo si dice, che ora è conservato nel Museo di Francoforte, nel Museo di Storia Medievale di Francoforte, quindi non so se qualcuno di voi ha frequentazioni tedesche, avrà la possibilità di rivederlo. A Siena era la prima volta che si vedeva, perché era fra le tante cose di arte senese che sparirono alla fine dell'Ottocento, quando si vendeva di tutto di più a buon prezzo. Ebbene, questa tavoletta, questo altarolo di Francoforte presentava appunto la scena della crocifissione così: Signore sulla croce, però io come sempre andavo a vedere chi c'era intorno. La Maddalena a capobasso, Maria di Magdala a capobasso, che abbracciava la croce in un gesto quasi cateriniano, ante litteram. Questa tavoletta è del 1330-35 più o meno, per cui considerate, Santa Caterina non era nemmeno nata ancora. Ma la Maddalena che, stretta alla base del legno della croce, abbracciata, avvinghiata, anzi come sa fare proprio Ambrogio Lorenzetti, vi ripeto, in questo suo plasticismo umanista che quasi anticipa le forme del Rinascimento, abbracciata, avvinghiata al legno della croce, legno che era intriso dal sangue di Cristo che colava dalla croce, e lei col viso, con la bocca vicino a questo rigagnolo del sangue, quasi che voleva bere questo sangue. L'esperienza mistica di Santa Caterina dinanzi al sangue di Cristo. Poi c'era Giovanni, l'Evangelista, a capobasso, contrito, con le mani incrociate sul petto, e di là, alla destra del Signore, alla nostra sinistra che guardavamo, c'era la figura di Maria, la madre. E mi impressionò come Ambrogio non l'aveva fatta la solita addolorata, un po' come siamo abituati anche noi a vederla, no? Soprattutto nell'arte di un certo tipo, di una certa epoca barocca, queste madonne addolorate un po' svenevoli, un pochino accasciate, con questi occhi lacrimosi, gonfi di lacrime, che sgorgano lacrime come fontanelle. La figura, la Madonna di Ambrogio era una figura austera, regale, bellissima.
Stava in piedi questa Madonna, in una posizione talmente eretta e protesa verso l'alto, con il mento proprio elevato ad incrociare lo sguardo con lo sguardo del figlio. Si guardavano la madre e il figlio, ma la madre lo faceva pur con quel tratto di lucidità nei suoi occhi che Ambrogio gli aveva dato con una spennellata di bianco, proprio per significare uno sguardo, un occhio comunque sia rigato dalle lacrime, dal pianto. Ma era uno sguardo solido, quasi indurito, specialmente sottolineato dalla posizione delle labbra di questa Madonna, di una bocca sigillata che non lasciava spazio a spasimi di dolore. Ma nei suoi occhi si capiva perfettamente, si vedeva che soffriva, ma soffriva con una regalità, con un'austerità, con una nobiltà, con una signorilità che faceva trasparire già quell'esperienza della fede, che riesce a vedere quel già non ancora, che riesce a vedere quel barlume di luce anche dietro al più cupo addensarsi delle tenebre e delle nubi oscure della tempesta. La fede ci fa vedere oltre l'inganno della morte, oltre quell'inganno che ci fa dire tutto è finito, no? Tutto è compiuto, dirà il Signore in un'altra pagina del Vangelo, sempre nell'episodio della crocifissione. Non tutto è finito, tutto è compiuto e diverso per chi crede. E se Maria, come spesso è nell'iconografia, nella teologia anche certamente, ma anche nell'iconografia cristiana, è figura della Chiesa, dicevo, guarda quanto è bella questa immagine della Chiesa. Maria riesce a vedere oltre perché è madre, perché solo il dolore di una madre che vede morire un figlio può riuscire a vedere l'eternità anche in quell'abisso di tenebra e di dolore. Perché una madre forse sa, proprio perché ha dato la vita nelle sue viscere a questa creatura, sa che l'amore non può essere distrutto, che questa vita che lei ha donato, che è scorsa dal suo sangue verso il sangue del figlio, non potrà mai disperdersi. Ha un orizzonte di eternità che solo una madre può capire. Vedi, dicevo io, guardando questa figura di Ambrogio, questa bellezza solenne, austera e dolente di Maria, dicevo, vedi come Maria, a differenza di Maria di Magdala, a differenza di Giovanni, può capire quest'oltre la morte, quest'oltre la sofferenza solo perché è madre. E allora, se Maria è figura della Chiesa, anche la Chiesa, nella misura in cui è madre di questo mondo, potrà non solo vivere, comprendere, e se non comprendere, quantomeno percepire, e dopo aver percepito anche testimoniare l'andare oltre l'inganno della morte. Il tutto è finito. No, cara sorella morte, no, tutto non è finito, tutto è compiuto, è ben diverso. È il mistero dell'amore che si staglia dal trono di quella croce. È il mistero dell'amore che si staglia da quell'abbraccio onnicomprensivo del Cristo, versato quel sangue per noi e per tutti, per la nostra salvezza. È da quel mistero di amore che nasce la nostra risposta. Però per rispondere bisogna ascoltare, ci diceva il Vangelo di oggi, il Vangelo della Trasfigurazione, non basta starci davanti al Signore. Il povero Pietro che dice, Signore, è bello per noi essere qui. No, Pietro, non basta starci davanti al Signore, bisogna ascoltarlo il Signore. L'ha detto il Padre, questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo, l'amato, ascoltatelo. Chi è per me fratello, sorella e madre? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è per me fratello, sorella e madre, dice il Signore. E allora è dall'ascolto che nasce la fede che riesce anche a debellare l'inganno della morte, riesce a smascherare l'inganno della morte, la fede. Ma la fede nasce dall'ascolto, vi ripeto. E qual è l'esperienza dell'ascolto dinanzi a questo meraviglioso polittico della crocifissione dipinto dalla sapiente mano di Luca, il terzo Vangelo? Sono le parole e i silenzi del Signore che dall'alto di quella croce ci istruiscono
su come nascere, su come far nascere e soprattutto nutrire l'esperienza della nostra fede. Sono tre principalmente le parole che il Signore pronuncia da questa croce, dall'alto di questa croce. Noi nel brano che è stato appena letto sono state due, perché vi siete fermati a un versetto un po' prima rispetto a quel versetto 46, dove si concludono appunto le parole, le tre parole del Signore sulla croce. Lasciatemele elencare tutte e tre. La prima è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù è presentato come il modello di ogni credente. Egli muore in croce perdonando. Se credi, perdoni. Già questo sarebbe un sufficiente esame di coscienza questa sera da vivere anche nell'abbraccio misericordioso del Padre nel sacramento della riconciliazione. Se credi, perdoni. Se non perdoni, mi permetto di dubitare della mia fede. Parlo di me, per carità, non mi permetto di giudicare nessuno di voi. Seconda parola. Di fronte ai due atteggiamenti dei due ladroni, famosi ladroni, poi non ho capito perché si chiamano ladroni, forse per una traduzione, un latinismo passato anche nel nostro linguaggio italiano, latro, latronis in latino, per cui li abbiamo chiamati ladroni, erano ladruncoli fondamentalmente, niente di che. Uno che bestemmia e inveisce contro il Signore, mettendolo alla prova esattamente come abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo delle tentazioni nel deserto. Se sei Dio, se sei veramente il figlio di Dio come dici di essere, fai questo, fai quell'altro. Non dobbiamo dire a Dio quello che deve fare, Dio sa perfettamente quello che deve fare. Dobbiamo solo ricordare a noi stessi quello che Dio già fa per noi. Chiederei, Signore, abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me. In verità ti dico, risposta del Signore, oggi con me sarai nel paradiso. Oggi con me sarai in un mondo rinnovato, anzi riportato in paradiso, non è l'aldilà e basta, fratelli miei. Ma è quella situazione primordiale di armonia, di cosmos, di bellezza ordinata che il Signore aveva creato e progettato per la realizzazione piena della dignità dell'uomo e che l'uomo, per sua volontaria e consapevole scelta, aveva rinunciato di vivere. Volendo il caos, quel caos dal quale Dio ci aveva liberato nel racconto di Genesi, creando il cosmos, l'uomo ha riscelto ancora una volta il caos. Invece è questo che la croce ci ridona, è quel paradiso, è quell'ordine primordiale rotto dal nostro peccato e finalmente ripristinato dal sigillo dell'amore di Dio, dalla sua crocifissione, dal suo sangue versato, sigillo d'amore tanto che i padri della Chiesa hanno visto sgorgare da quel sangue, sangue e acqua, interpretandoli, Giovanni Crisostomo la mattina del Venerdì Santo quando lo leggiamo nell'ufficio delle letture, sgorgando sangue e acqua vedevano i sacramenti dell'iniziazione della Chiesa stessa, l'acqua del battesimo, il sangue dell'Eucaristia. Quei sacramenti che danno vita, fanno nascere la Chiesa e che la nutrono nel suo percorso, il battesimo e l'Eucaristia. Anello della sposa, pegno nuziale che il Signore dall'alto di quella croce ha voluto mettere al dito della sua sposa amatissima, la Chiesa. Oggi sarai con me nel paradiso, oggi sarai con me nel talamo nuziale, o mia sposa. Oggi sarai con me in quell'ordine, in quel giardino nuovo che è stato ricostituito per mia volontà, per mia scelta, anche dopo il tuo rifiuto, o amata, dice il Signore alla sua sposa, alla Chiesa. Oggi sarai sposata e nessuno più ti chiamerà abbandonata. Come riecheggiano, sembra, queste parole l'antica letteratura profetica che vedeva in questa unione nuziale fra Dio e il suo popolo, prevedeva e profetizzava l'unione sponsale fra Cristo e la sua Chiesa.
oggi sarai con me nel paradiso. Oggi, odie, oggi. È l'oggi della Chiesa, è l'oggi della liturgia della Chiesa, fratelli miei, ogni volta che facciamo esperienza di Gesù, del Cristo nei sacramenti della Chiesa, noi riviviamo questo oggi, oggi nell'anno 0, oggi nell'anno 30, oggi nell'anno 2019, 17 marzo, nel santuario di Santa Caterina, anche se non celebriamo in questo momento la liturgia, ma facciamo esperienza viva della sua parola, oggi. È nell'oggi la mia esperienza di redenzione, è nell'oggi la mia esperienza di liberazione, è nell'oggi delle mie paure, è nell'oggi del mio dolore, è nell'oggi della mia insicurezza davanti alla vita che mi si staglia davanti e che via via camminando mi distoglie, mi toglie di torno tutte quelle certezze, fino anche gli affetti purtroppo che mi hanno sempre accompagnato, ma si sa, ognuno ha la sua strada, a volte si interrompe troppo presto, quando meno te lo aspetti, a volte in maniera più prevedibile, meno imprevedibile, e allora pensi di essere rimasto solo su questa terra? No, che inganno, morte, quanto sei menzognera, quante menzogne ci fai credere? Oggi, oggi sono col Signore, nel suo paradiso, nel suo letto nuziale, nel suo giardino della risurrezione, dove a causa di un albero antico l'ingresso mi fu precluso, oggi da un albero nuovo, la croce, che si staglia in questo giardino, al centro di questo giardino, che raccoglie le ossa inaridite dell'antico Adamo, oggi quest'albero porta un nuovo frutto, porta un nuovo fiore. O dolce legno, o dolci fiori, cantiamo giustamente nella liturgia del Venerdì Santo, liturgia di gloria, non di dolore e di sofferenza, di gloria regale, o dolce legno, o dolci fiori, quando adoriamo la croce. Terza parola, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Non l'abbiamo letto in quella pagina che è stata proclamata all'inizio, è immediatamente dopo. È la strofa immediatamente dopo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù evoca il Padre attraverso le parole del Salmo 31. Il Salmo che inizia proprio con queste parole. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Nel Vangelo di Luca, Gesù, la prima volta che parla, si rivolge proprio al Padre. Vi ricordate nell'episodio di quando bambino, ragazzino, viene ritrovato nel Tempio dai suoi genitori angosciati? Quella è la prima volta che parla Gesù, che profonde le sue parole. E cosa risponde alla madre quando gli dice appunto perché ci hai fatto questo? Non sapevi che io e tuo padre ti stavamo cercando? Gesù risponde: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il Vangelo di Luca mette la parola Padre all'inizio e alla fine dell'esperienza terrena del Signore. Vabbè, poi c'è la risurrezione, non è che il Signore starà zitto anche dopo la crocifissione, però è interessante come la sua esperienza terrena, umana, carnale inizia proprio con una espressione rivolta al Padre e si conclude esattamente con un'altra espressione rivolta al Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. O meglio, se noi andiamo a vedere il testo originale del Vangelo, Padre, nelle tue mani affiderò il mio spirito, ischirassa su paratisome topnefmamu, nelle tue mani affiderò il mio spirito. Non consegno, affido. Gesù si affida al Padre il suo spirito, un movimento trinitario che ci rivela la volontà salvifica di tutta la Trinità, Padre, Figlio, Spirito, su quella croce, proprio lì, su quella collina delle tenebre più oscure, c'è la Trinità che soffre e muore d'amore per me, oggi, per portarmi nel suo paradiso, oggi. Siamo di fronte, fratelli miei, alla totalità dell'amore di Dio che esce da se stesso, l'ecstasi, cioè
cioè l'uscire da se stesso. Perché se amore esce da se stesso, l'amore ha bisogno di una alterità, di un qualcun altro sul quale dirigersi, altrimenti non è amore, è autocompiacimento. Se penso di amare senza rivolgermi ad un tu, ad un altro, che sia l'altro con la maiuscola, il Signore, o che sia l'altro, il fratello che mi sta accanto, ma l'amore deve uscire da se stesso se vuole essere amore. E qui siamo davanti alla misura più alta, più nobile, più sublime di amore che esce da se stesso, di ecstasis, perché siamo davanti all'amore che muore per donarsi. Più di così, cosa deve fare Dio per noi? Cosa deve fare? L'amore ha le sue esigenze e non può lasciarci indifferenti. Ecco la risposta che esige da noi la contemplazione del mistero della croce. L'amore non ci lascia indifferenti di fronte alla consapevolezza che qualcuno mi ama. Io non posso reagire con indifferenza. Sono messo di fronte ad una scelta, o accetto o rifiuto. Se io vengo a sapere che una persona mi ama, non posso dire chi se ne frega. È una bugia, dai, diciamoci le cose come stanno, anche se qualcuno tante volte lo dice, sai, questa persona si è innamorata di te, e che me ne frega? No, no, dai, non è possibile, è disumano reagire in una maniera del genere. Per forza c'è bisogno di una reazione. O accetti o rifiuti questo amore. Al massimo vai da questa persona e gli dici, guarda, mi sa che ha preso un abbaglio, ti chiedo scusa, non va. Non funziona, ma non può lasciarti indifferente una persona che sai che ti ama, perché anche se bugiardo arrivi a dire chi se ne frega, quando vedi questa persona un po' arrossisci, un pochino ti senti a disagio, dai, inutile, non puoi essere indifferente, umanamente non puoi essere indifferente a sapere che uno ti ama, e così anche a sapere che Dio ti ama. Tante volte si dice che l'indifferenza che ferisce più il Signore ben più dei nostri peccati, ben più di chi lo offende e di chi lo vilipende. Io penso tante volte che l'indifferenza non esista a questo mondo. C'è una volontà di non voler vedere l'amore di Dio. Ma è una scelta anche questa. Nessuno può dire non me ne frega niente di Dio, della fede. C'è chi lo dice, ma vi ripeto, sono menzogne. È semplicemente la menzogna che riveste una scelta, mi auguro anche motivata, se proprio deve essere una scelta, che dice me ne voglio fregare di Dio. Ma non può lasciare indifferente il mistero della croce. Ecco perché ha sempre creato fastidio nel bene e nel male l'immagine di Gesù sulla croce. È normale, perché è una cifra d'amore, la cifra più alta e più nobile dell'amore che esista. Per cui ti mette davanti ad una scelta, o lo rifiuto o lo accetto. L'amore ha le sue esigenze, che nascono dalle conseguenze stesse della nostra risposta. Se accetto l'amore di Dio, come se lo rifiuto. Il dopo è conseguenza delle mie scelte. E allora vi ripeto, andate ancora una volta a vedere la meraviglia delle raffigurazioni della crocifissione nella grande stagione della nostra arte senese. Andate in cattedrale a vedere il pannello di marmo nel nostro ambone di Nicola e Giovanni Pisano e vedete come questi due grandi autori, grandi scultori del XIII secolo hanno voluto rappresentare proprio questo albero nodoso, tra l'altro fatto ad Ypsilon, un'immagine strana della croce, con i rami proprio di un albero, il nuovo albero della vita, come un albero della morte, così lì in mezzo al paradisos è piantato il nuovo albero della vita. E questa scena della croce, della crocifissione, è proprio divisa in due, in maniera verticale. La croce è come se fosse un asse verticale che divide in due la scena. Sulla destra ci sono i suoi discepoli, quelli che piangono, o quelli che come Maria intuiscono la menzogna della morte. Quelli che hanno fatto una scelta di stare dalla parte del Signore. Venite alla mia destra, benedetti del Padre mio, infatti stanno alla destra del Signore, non a caso. Dall'altra c'è il popolo, come racconta Luca nel suo Vangelo, che inveisce, che lo bestemmia, che lo provoca, che lo prende in giro. Via, maledetti, alla mia sinistra. Non dice maledetti dal Padre mio, il Padre benedice, non maledice. Maledetti perché a conseguenza della loro scelta, il rifiuto.
Siamo davanti ad una scelta. Lo stesso è Duccio di Buoninsegna, se andate a vedere la Maestà nella parte dietro, dove al centro della grande settimana santa che inizia con l'ingresso a Gerusalemme e a Zigo Zago finisce con l'ingresso a Emmaus, al centro più grande di tutti c'è il pannello della crocifissione, e nel pannello della crocifissione anche lì si vede la croce del Signore più lunga rispetto a tutte le altre, che divide in senso trasversale, proprio in maniera verticale, divide la scena in due: da una parte chi è dalla parte del Signore, dall'altra chi ha scelto di essergli contro. Perché alla fine, se scegli di non stare col Signore, o sei luce o sei tenebra. Giovanni è spietato nel suo dualismo, il Vangelo di Giovanni: o sei vita o sei morte, o sei luce o sei tenebra, o sei bene o sei male. Non esistono le mezze misure, devi scegliere. La croce divide in due. La croce divide in due mettendoci di fronte ad un'esigenza d'amore. E concludo proprio con le parole della nostra padrona di casa, di lei che stasera ci ha accolto qui, Caterina, Vergine per noi, madre della nostra chiesa di Siena, davanti al suo crocifisso, davanti a quella croce che a lei ebbe tanto da dire, tanto da manifestare nel suo corpo, imprimere nel suo corpo quello che essa stessa significa: dono d'amore fino alla sofferenza, fino alla morte di sé. Sapete bene che vuol dire questa croce: è la croce che conferì, dinanzi alla quale Santa Caterina ricevette il dono delle stimmate, anello della sposa, lo sposo di Santa Caterina davanti a lui. Con le sue parole concludiamo. È un'orazione bellissima che si intitola proprio, tratta dalla lettera 101, si dico bene, che si intitola Contemplazione del Maestro Crocifisso. O Maestro dolce, ci ha insegnato assai bene la via e la dottrina da seguire, molto bene hai detto, o verità, che tu sei via, verità e vita, e colui che segue la tua via e la dottrina non può avere in sé morte, ma riceve in sé vita perenne, e non v'è demonio né creatura né ingiuria ricevuta che gliela possa togliere, se egli non vuole. Si vergogni l'umana superbia dell'uomo, che è amor proprio, di vedere tanta bontà di Dio traboccare in lui e di ricevere tante grazie e benefici per grazia e non tanto per debito. Mi pare che l'uomo sia così stolto da non sentire e vedere tanto calore d'amore, invece anche se fossimo di pietra dovremmo già essere scoppiati. Povera me, me infelice, ciò accade perché non ci soffermiamo a scrutare l'albero della croce, dove si manifesta tanto amore e tanta dolce dottrina, ricca di frutti che danno vita. Là vi è tanta generosità, perché l'agnello ha aperto e lacerato un brandello il suo corpo, ha svenato se stesso per misericordia e fatto del suo sangue un bagno e un battesimo, che ogni giorno possiamo e dobbiamo usare con grande amore e continua memoria. Infatti, come nel battesimo dell'acqua ci si purifica dal peccato originale e si riceve la grazia, così nel sangue laviamo le nostre iniquità e impazienze. In questo bagno muore ogni offesa, che non è più ricordata e punita, ma riceviamo la pienezza della grazia, la quale grazia ci guida per la retta via. E tu, quale strada vuoi scegliere davanti a questa provocazione d'amore del Signore? La retta via o la via della perdizione? Quante volte pure anche noi qui abbiamo scelto la via della perdizione? Io tante. Ma sfido chiunque siete qui ad alzare la mano e dire: io ho sempre scelto la via del Signore. Beati voi, non sapevo che il mistero dell'Immacolata Concezione si fosse ricreato e riaccaduto a Siena. Pensavo fosse accaduto una volta sola nella storia, una sola creatura esente dal peccato. E allora questa radicalità della scelta, con che coerenza la possiamo perseguire, se sappiamo perfettamente che nella nostra vita tutti noi spesso scegliamo non la retta via, la via della dottrina, la via della verità e della vita del Signore, ma scegliamo altre strade? Ci vengono in profonda consolazione le prime parole del Signore:
Signore, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Voglia il Signore guardare i nostri peccati e le nostre miserie con questa dolcezza, con questa delicatezza di misericordia. Non sanno quello che fanno. Speriamo che lo dica anche di me il Signore, perché quando ho fatto del male, io insomma forse un pochino lo sapevo quello che facevo e l'ho fatto apposta. Perdonaci, Signore. Le genti hanno invaso la tua dimora, hanno profanato il tuo tempio, hanno distrutto la tua santa Gerusalemme, la nostra chiesa, anche la nostra chiesa di Siena. Perdonaci, Signore, abbi misericordia di noi. E davanti al giudizio del Padre, anche di noi, tu possa dire: perdonali, o Padre, perché non sanno quello che fanno. Ci sono anzitutto due preghiere che avete espresso all'immensità profonda del vostro cuore. Sono anche abbastanza lunghine, però cerco di prenderne due stralci che mi sono particolarmente cari, anche a me, per la mia esperienza. Una dice: pietà di me, Signore, sì, pietà di me, possa crescere la mia fede ancora di più e non distorla mai da te, non distrarla, forse non so, mai da te. Grazie infinite per la pazienza che hai nell'ascoltarmi. Guarda sempre il mio lato buono in quel poco che riesco a fare. Non finirò mai di dirti grazie per tutto. L'altra invece dice: scusa per tutti quei momenti, Signore, in cui la mia fede vacilla. Perdona il mio amor proprio, il narcisismo. O Signore, ovunque io vada, resta accanto a me, che io trovi il senso del mio andare solo in te, nel tuo fedele nella tua fedeltà amare il mio perché. Queste erano due preghiere, certamente, che innalziamo al Signore e che facciamo ognuno di noi nostri nel nostro cuore. Poi c'era... Sapevo che arrivava la domanda fatidica. Poi ce n'era una che dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Che senso ha la nostra vita terrena, questa valle di lacrime e peccato, se non quello di essere un'anticamera della vita eterna? Beh, già la risposta fondamentalmente se la dà, ma mi piace, no, che citi questa espressione cara a tutta la letteratura ascetica del Settecento, che ritroviamo anche nel testo della Salve Regina, che non è del Settecento, insomma un po' più antica, ma non di tantissimo. La valle di lacrime. C'è una signora fantastica di Santa Lucia, Emma, la conoscete tutti. Quando gli dico: Emma,
ci sta bene in questa valle di lacrime, e ci credo, mi dice, ci piango proprio volentieri. È della pantera, un po' provocatrice, ma però è simpatica, no, questa espressione valle di lacrime, nella quale fondamentalmente poi tutti ci nuotiamo volentieri. Non è però, è parziale, diciamo, non è erronea, non è che hanno sbagliato i nostri padri a voler inserire questa espressione in una preghiera così cara alla nostra tradizione come la Salve Regina. È vero, perché la vita a volte, insomma, ci mette davanti alla prova. Però, ecco, non dobbiamo limitarci semplicemente alla valle di lacrime, la vita è anche altro, nel quale tutto sommato ci sguazzi volentieri. E allora, certo che è l'anticamera, ma più che l'anticamera vorrei dire il corridoio, perché l'eternità la costruisci fin da oggi, l'eternità è qui e ora. L'eternità è quell'umanità bellissima, trasfigurata, che abbiamo contemplato oggi nel Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima, che vive nel già e non ancora la realtà definitiva, il nostro essere divini, scintille di eternità, tante volte ve l'ho detto, schegge di infinito, ma fin da ora, fin da adesso. Alla fine l'eternità la costruiamo noi con le nostre scelte. Anche quando sei nella valle di lacrime, se scegli l'eterno, inizia da qui, inizia da ora. Qual è la differenza tra affidarsi ad un'altra persona e affidarsi a Dio? Come si fa ad affidarsi totalmente a Dio? Qual è la differenza tra affidarsi ad un'altra persona e affidarsi a Dio? Beh, la differenza, direi, è basilare e sostanziale. Fidarsi di un'altra persona presuppone una buona dose di coraggio. Fidarsi di Dio no, perché di un'altra persona non avrai mai la certezza che la tua fiducia sia ben riposta. Di Dio sì. C'è però il rovescio della medaglia. Alla fine, pur nell'incertezza, è più facile fidarsi di una persona che fidarsi di Dio, perché poi, comunque sia, è dilaniante per noi, è lacerante questo spazio inevitabile che c'è fra noi e Dio. Quando dico ogni tanto, guardate, ai miei parrocchiani, gli dico, il vostro prete, il vostro parroco, ogni tanto sta di capo, ma un po' perché so di natura così, ma un po' perché dovete anche comprenderci, perché noi preti fondamentalmente si lavora per un datore di lavoro che non si vede e non si sente. Sì, ha voglia di dire Gesù nel Santissimo Sacramento, lo vedi, lo tocchi, lo mangi, ha voglia di dire Gesù è nel corpo della Chiesa, è nel fratello, è nel volto del fratello, sì, ma è sacramento. Il sacramento rivela. Che vuol dire rivela? Vuol dire che mostra la realtà, ma allo stesso tempo rivela, ristende nuovamente un velo di distanza fra noi e la realtà di Dio. È il simbolo, è la dinamica del simbolo. Il sacramento è simbolo, inteso nel senso biblico, patristico del termine, cioè è realtà, ma realtà sempre mediata da un qualcosa di diverso da sé, per cui è inevitabile che io fidarmi di Dio, pur avendo la certezza che Dio non mi tradirà mai, posso fidarmi, però vivo sempre una distanza che mi farà sempre essere titubante. Ma ci sarà? Non ci sarà? Ma avrà ascoltato, avrà altro da fare con tutti i miliardi di gente che ci sono nel mondo, problemi. Figuriamoci se ha da pensare ai miei di problemi. Una persona è lì. Per cui ha il riscontro diretto di capire se mi ha sentito bene, se non mi ha sentito, non è degno della mia fiducia, insomma, gli do anche domanate se è davanti a me. A Dio è un pochino difficile dargliele. La differenza è questa, una differenza qualitativa certamente, ma anche quantitativa. Una differenza che in Dio c'è più fiducia, c'è più certezza, ma nell'uomo forse c'è più immediatezza. Per cui alla fine merita forse fidarsi sia dell'uno che dell'altro, perché dove non arriva la distanza fra noi e Dio, la colma l'umanità del fratello che ci sta accanto.
quindi anche l'altra domanda, come si fa ad affidarsi totalmente a Dio, ne è conseguenza. Fede. Fede vuol dire fidarsi e affidarsi. È quello. Ma la fede va nutrita. Va nutrita con un obiettivo. Non è immediata la fede. Cioè io non posso dire tutte le mattine mi alzo e dire mi fido di Dio. Mi fido di Dio perché c'ho una ragione per fidarmi di Dio. Il Vangelo della Trasfigurazione oggi. Perché ho un obiettivo che è quello dell'eternità. Allora nella misura in cui io nel mio cuore vivo l'eternità, allora mi posso affidare completamente a Dio che è l'unica via, verità e vita per l'eternità. Se non ho questo obiettivo nella mia vita dell'eternità, allora tutto è vacuo, tutto è inutile, non mi posso fidare di Dio se non ho nella mia vita la prospettiva dell'eternità e leggere ogni avvenimento della mia vita proprio con questa prospettiva di eternità. C'è un bellissimo romanzo sulla vita di Santa Caterina, di un romanziere franco-tedesco, anglo-tedesco degli anni 50, si chiama Louise de Vol. Questo romanzo si chiama La mia natura è il fuoco, e c'è a un certo punto un dialogo fra Santa Caterina e il Papa, dove il Papa ad Avignone le dice a Santa Caterina: certo, voi Caterina riuscite a leggere tutto sub specie eternitatis, sotto le specie dell'eternità. Quanto mi è rimasta impresso veramente questa espressione. Caterina leggeva tutto sotto, come fosse una specie, no, di lente d'ingrandimento, tutto come se fosse proiettato e finalizzato all'eternità, ogni evento della sua vita, anche le cose più banali, le cose più negative, lei le leggeva come orientate all'eternità. Meravigliosa Caterina, meravigliosa. Com'è possibile perdonare coloro che non hanno creduto in me, coloro che mi hanno deriso? Ti prego, Signore, dammi la forza di affidarmi a te, come fece il ladrone. Anche qui la risposta ve la siete già data. Il perdono è un dono che prima di tutto si riceve. Si può perdonare se si accetta di essere perdonati. Perché se parti dal principio che io sono bravo, io sono il meglio di tutti, io non ho bisogno di essere perdonato, quindi sono gli altri che hanno bisogno del mio perdono, non andrai mai da nessuna parte. Parti dal principio io sono il primo ad aver bisogno di essere perdonato. Nemo dat quod non habet, dice la filosofia medievale, nessuno può dare ciò che non ha. Quindi se pretendo di perdonare, prima devo accettare di essere perdonato, come se voglio amare, prima devo accettare di essere amato. Altrimenti si va poco lontano. Come possiamo, nel momento che tutto sembra perduto, che niente abbia più senso, stringere i denti ed andare avanti? Come possiamo aiutare chi, a noi prossimo, è preda di simili pensieri? L'eternità, vi ripeto. Partire dal principio, dal concetto che siamo fatti per l'eternità, che tutto non finisce in questa vita. E allora trovi la forza anche di stringere i denti e di fare come la Madonna sotto la croce, quella Madonna di Ambrogio Lorenzetti che vi ho detto. Alta stava Maria, stabat mater, iuxta crucem, lacrimosa, ma stabat, stare in latino non vuol dire stare lì, ma vuol dire stare in piedi. Stabat mater, in piedi, nella posizione del risorto, elevata, perché sapeva che anche quella morte che probabilmente non capiva e che pativa, perché Maria non era una dea, Maria era una donna, una madre, che vedeva morire un figlio in una maniera così infame, eppure stava in piedi, risorta, già risorta, perché lei era immune dal peccato, per cui aveva questo privilegio, ma anche questa forza che le veniva non solo dall'essere l'Immacolata Concezione, ma anche dall'essere madre, di guardare oltre. E le mamme sanno guardare oltre, c'è niente da fare, devono guardare oltre, le mamme. E quindi anche la Chiesa come comunità, se veramente è madre. La domanda provocatrice di stasera, tanto è sempre il solito personaggio, lo sappiamo perfettamente.
Che cosa significa da che parte stare con il crocifisso? Destra o sinistra? Non è come il Parlamento, anche perché non esiste più tanto un Parlamento nella destra e nella sinistra. C'è solo il potere, il peggio di quello che potevamo lasciare come democristiani l'abbiamo lasciato. Il crocifisso è un'altra cosa, è una scelta d'amore. Venite benedetti dal Padre mio, cioè voi che accettate di essere amati, andate maledetti a sinistra. Voi che avete scelto di non essere amati e ve ne assumete le conseguenze. È il dramma meraviglioso della nostra libertà che ha queste conseguenze drammatiche. Vuol dire responsabilità. Troppo facile sarebbe avere un Dio padrone. Peccato, il nostro Dio è padre, non è padrone. Se fosse padrone ci direbbe fa questo, fa quell'altro. Dottrina della predestinazione, Calvino. Che tristezza. No, il nostro Dio è padre. Il Dio di Gesù è padre. E un padre ti dice, io ti indico la strada. E te la indico sempre, anche quando la sbagli. Il mio indicatore lo troverai sempre nella tua vita. Te però scegli quello che ti pare. E questa è la libertà. Non è fo che mi pare libertà, è scegliere per il mio bene e per il bene del mondo. Questa è libertà. Giustamente Don Benedetto mi diceva che oggi, come ricordo, si dà questa crocettina qui, che è una riproduzione in metallo di un famoso dipinto, di un affresco, che è la famosa crocifissione del Masaccio. È una trinità sulla croce, è quello che dicevamo prima, quando parlavamo del grido del Signore, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, confido il mio spirito. Lo Spirito Santo che scende sulla scena della crocifissione come dono d'amore, il Padre, l'amante che regge con le sue mani la croce, il Figlio, l'amato, che sospeso dal Padre dona la sua vita per il mondo, alla Chiesa, ai fedeli, sgorgando dal suo costato questo fiume eterno e interminabile di grazia, l'acqua e il sangue, il battesimo e l'Eucaristia. È bellissima questa scena, anche perché nella dinamica tridimensionale del Masaccio, perché una scena, insomma, era un quattrocentesco per cui li garbavano questi giochini di prospettive, è una scena su tre piani. C'è lo Spirito Santo nell'ultimo piano, nel secondo piano il Padre e nel primo piano il Figlio. Come dire, più a noi spazialmente è vicino il Figlio, e nella logica dell'artista rinascimentale, cioè la parte più vicina a noi è quella che più mi riguarda, è quella dove ci sto io. Allora, anche per rispondere alle vostre domande, quando anche noi ci sentiamo sospesi nell'abisso terribile del buio, della croce, della sofferenza, ricordiamoci che quella croce è sostenuta dalle mani di Dio, dalle mani del Padre, e diventa quel dono d'amore, perché alla fine noi possiamo dire, come corpo di Cristo, che è la Chiesa, se Cristo è l'amato e il Padre è l'amante, lo Spirito Santo è l'amore, anche noi in quell'amato o agapetos, in quell'eletto, ci siamo anche noi. Però bisogna ascoltarlo, non basta starci, bisogna ascoltarlo, ascoltare la sua parola e metterla in pratica, se no tutto è inutile.